Amici di Miend, siamo qui oggi per recensire un notebook HP, nello specifico il modello DV6 3116 SL. Il computer ha dimensioni abbastanza generose, parliamo di 24,5 cm per 37,8 per 3,08 per 3,60 di altezza. Non è un peso più, ma comunque diciamo che è nella media. Il computer infatti pesa 2,49 kg e diciamo che questo è dovuto anche ai materiali nobili da cui è composto. Quindi infatti troviamo tutta sulla parte superficiale e anche all'interno, in prossimità della tastiera, troviamo alluminio. Nella parte sia posteriore che in prossimità del touchpad troviamo una fantasia abbastanza carina che appaga, diciamo, l'occhio. Nella parte inferiore invece abbiamo la classica configurazione di HP con i vari settori per il cambiamento magari della memoria RAM o dell'hard disk. E qui la batteria. Batteria da 6 celle. Andiamo a vedere la parte hardware esterna. Allora, sulla parte sinistra troviamo una porta VGA per collegare il monitor esterno, una porta Ethernet, una porta HDMI, un'altra porta eSATA combinata con una USB, quindi due porte in una USB 2.0, i due jack per microfono e casse o cuffie, e il lettore SD Memory Stick Pro MMC XD. Frontalmente invece troviamo i due altoparlanti firmati Altec Lansing e certificati da Dolby Digital. Sulla parte destra invece troviamo due porte USB e in mezzo il masterizzatore DVD più e meno R, dotato anche della funzionalità LightScribe, quindi è possibile diciamo stampare su CD LightScribe immagini o testi a nostro piacimento attraverso il software di gestione. Qui troviamo due LED più un altro LED di stato. E qua infine il plug per il caricamento e il lucchetto per diciamo, mettere in sicurezza il nostro notebook nel caso in cui lo lasciamo magari incustodito in azienda. Frontalmente, oltre appunto a questa fantasia presente sul metallo, troviamo il logo HP che si illuminerà di luce bianca. Posteriormente, niente pulito. Andiamo ora ad aprirlo e accenderlo, intanto che guardate i tempi di avviamento, acceso ora, vi parlo un po' dell'hardware. Questo computer ha un motore Intel Core i7 7200QM da 1,6 GHz con 6 MB di cache di livello 3, 4 GB di memoria RAM di tipo DDR3, diciamo aumentabili fino a 8 GB attraverso la rimozione dello sportellino sottostante nella parte inferiore, una scheda grafica ATI Radeon HD 5650 con 1 GB dedicato e overclockabile attraverso il software Catalyst Control Center fino a 2 GB. Non si consiglia però di aumentare, appunto, di overclockare la frequenza di questa scheda video al massimo, perché oltre ad aumentare i problemi di surriscaldamento dei quali parleremo dopo, classico degli HP, può produrre magari durante l'utilizzo di certi tipi di applicazioni un rumore video sul monitor. Andiamo avanti con le caratteristiche. Lo schermo, diciamo, che monta questo computer ha un 15,6 pollici di diagonale,
è retroilluminato a LED, molto luminoso, ed ha una risoluzione 1366x768, quindi superiore all'HD. Nella parte superiore troviamo una webcam di cui non ci è dato la risoluzione video, però gira video discreti, e LED di stato a fianco. L'unità di disco fisso è magnetica classica, con plug SATA da 320 GB e gira fino a 7200 RPM. E l'unità ottica, beh, l'abbiamo già detto prima, comunque è SATA, è rimovibile in caso di guasti, la Scribe Super Multi con supporto doppio strato e legge masterizza DVD più o meno RRV. Scheda di rete LAN Gigabit Ethernet integrata ovviamente con un protocollo wireless 802.11 BGN. Quindi avendo la lettera N, sappiamo che è certificato per la velocità più alta. Gli altoparlanti ATEC Lansing, che abbiamo già detto, sono certificati Dolby Digital. Una molto comoda tastiera isola, ovviamente QWERTY come tutte le tastiere italiane. Comoda una volta che ci si prende l'abitudine a utilizzarla, perché sono presenti i tasti di seconda funzione integrati appunto nella tastiera, non sono posti sulla scocca. Quindi, nello specifico, questi tasti che sono calcolatrice, stampa, eccetera, verranno confusi all'inizio con CTRL maiuscolo e il Tab. Dovremo abituarci a utilizzare la tastiera solo in questa parte. Non dobbiamo tenere questa posizione delle mani, ma questa. È questione di abitudine, poi diventa comodissima. Il touchpad è multitouch. Non so se è un problema della mia unità oppure un problema di tutti questi notebook, ma dopo ore di utilizzo risulta essere praticamente impossibile navigare attraverso questo touchpad perché ci sono molti impuntamenti e rallentamenti, quindi consigliamo di disabilitarlo cliccando due volte velocemente nell'area circostante al LED posto in alto a sinistra. Ora non va subito. Si accende un LED rosso che dice che il touchpad è disabilitato. Riattiviamolo. Che altro? Troviamo sempre qui di fianco ai loghi Intel, Windows 7, eccetera, il lettore di impronta digitale. Lettore di impronta digitale che si può utilizzare oltre per accedere a Windows in questo modo. Ora si è disabilitato e che si è riattivato. Oltre per accedere a Windows si può utilizzare anche solo con Internet Explorer. Per diciamo avere funzionalità in più nell'accesso, quindi nell'emissione delle credenziali, magari per accedere alla mail piuttosto che al conto corrente bancario, eccetera, o anche a Facebook attraverso un software di gestione. Vi consiglio di impostare la precisione della lettura di impronta a livelli medi, perché a livelli alti il riconoscimento risulta molto lungo, bisogna passare il dito parecchie volte. Poi, vabbè, in base ai vostri dati, ai dati presenti sul computer, deciderete voi per il meglio. Introduciamo, magari, detto tutto questo, diciamo come gira il computer. Allora, il processore ci fa dimenticare di essere su un portatile. Io sono passato da un PC portatile sempre HP, montante processore dual core AMD, e diciamo che è tutto un altro mondo. Velocità senza paragoni, quasi più veloce del mio computer fisso che ha un Intel Core Duo Quad. E non solo per quanto riguarda il calcolo matematico delle operazioni, quindi magari la renderizzazione di una pagina, eccetera, ma anche per quanto riguarda la qualità video. Questa scheda video ha, nonostante in versione Mobility,
risulta essere molto appagante per il gaming, quindi computer devoto al gaming, alla grafica e alla multimedialità. La batteria, tutto sommato, se la utilizziamo con cautela e con settati i parametri di Windows a risparmio energetico, che potete regolare cliccando sull'icona della batteria di Windows, andando su impostazioni di risparmio energia, utilizzando la funzione risparmio energia, si può arrivare, magari tenendo controllata la connessione Wi-Fi, quindi utilizzarla solo quando serve, e abbassando la luminosità del display, si può arrivare fino a 6 ore di utilizzo. Questo magari è utile se dovete scrivere, siete sul treno, sull'aereo, fare un viaggio lungo e dovete scrivere un documento Word, non c'è bisogno di tenere accese tutte le connessioni e avere luminosità da cinema, potete regolarvi un po' e avere dei consumi molto equilibrati. Quindi l'unica pecca vista per ora è il touchpad. Andiamo a collegare ora l'alimentatore, che è da 120 watt ed è diviso in due sezioni. La prima va dalla presa elettrica al trasformatore e la seconda dal trasformatore al computer con cavo proprietario. Mi sono dimenticato di dire la confezione. Beh, nella confezione c'è, diciamo, il basico, oltre al PC e all'alimentatore in due sezioni troviamo manualistica, garanzia, eccetera. È un'introduzione ai software DHP. Allora, ho collegato l'alimentatore perché nel caso in cui volete utilizzare software grafici come Photoshop oppure utilizzare giochi dall'elevata richiesta grafica, è necessario appunto utilizzare l'alimentazione elettrica perché le prestazioni aumenteranno notevolmente. Adesso andiamo a aprire un gioco abbastanza pesante come Dirt 3. Andiamo a aprirlo e vi farò vedere la qualità grafica di questo computer. Scusate, ma il gioco ci mette un po' ad aprirsi perché è craccato, quindi attendiamo un attimo. Tanto vi posso dire che le impostazioni grafiche di questo gioco, che poi successivamente vi farò vedere, sono praticamente quasi tutte al massimo. Per appesantire ancora di più il tutto, eseguo il gioco in modalità non landscape, quindi con l'interfaccia di Windows ancora attiva, come potete tranquillamente vedere. Andiamo a vedere ora come gira il gioco. Premiamo Start. Apriamo la partita. Faccio una gara veloce, anzi, prima vi faccio vedere le impostazioni grafiche. Eccole qua. Risoluzione al massimo, quindi 1366x768, un refresh di 60, un multisampling non attivato. Nel caso in cui lo attiviamo risulteremo avere qualche piccolo piccolo lag in alcuni punti di gara, non in tutti, dipende dal tipo di pista. Sincronizzazione verticale attivata, la gamma dei colori automatica e tutte le impostazioni dei dettagli al massimo. Torniamo indietro. Facciamo una gara singola. Prova tempo. Scegliamo un rally, una Citroen C4. E attendiamo il caricamento. Saltiamo il video.
La qualità è questa. Qualità video molto elevata, come possiamo vedere. Oltre alla qualità video, anche il refresh dell'immagine è ottimo, non abbiamo nessun tipo di lag o di ritardo. Faccio vedere ora velocemente le mie scarse abilità di guida. Vedete che il tutto gira tranquillamente, anche gli effetti di luce, le ombre, o i riflessi dei raggi del sole sono ottimi. Ora usciamo dal gioco. Scusate, ho schiacciato per sbaglio il tasto di multimedialità di HP. Ecco, appunto, già che ci siamo, vi faccio vedere i programmi che HP inserisce in questo notebook. Beh, oltre ai software antivirus free, che vi consiglio assolutamente di cancellare immediatamente, di eliminare, ci offre attraverso questa icona, diciamo, una suite di programmi multimediali. Abbiamo la possibilità di visualizzare un DVD attraverso l'interfaccia HP, di ascoltare la musica. Adesso vediamo com'è l'interfaccia, vi faccio sentire anche l'audio del computer. Aumentiamo il volume. Questa è l'interfaccia. Questa interfaccia è da usare propriamente, quindi da sostituire al Windows Media Center quando colleghiamo il computer alla televisione attraverso l'HDMI. Troviamo la percentuale della batteria, la rete wifi, e poi divide la musica in album, artisti, generi, brani, tracce, e utilizza anche il group home, che è la funzionalità di Windows di condivisione file. Adesso ho acceso il computer fisso, me lo rileva e mi trova tutte le canzoni presenti sul computer fisso attraverso la rete e posso ascoltarle in streaming. Andiamo ora ad ascoltare la canzone Kalimba, già presente in Windows. Qua c'è il pad per andare avanti e indietro nella canzone. È presente anche, diciamo, una carrellata dei titoli che si possono sfogliare. Sarebbe meglio avere un monitor touch, però come potete sentire la qualità audio è davvero ottima. Usciamo, andiamo a farvi vedere premendo l'apposito tasto l'applicazione delle foto, dove è possibile editare molto velocemente alcune foto scattate o visualizzare appunto album. Ok, abbiamo anche qui il discorso del rilevamento dei PC in rete, come potete vedere qua. E qui troviamo tutte le foto scattate sul nostro computer, registrate sul nostro computer. Per aprirne una, adesso apro una foto fatta col cellulare, è possibile girarla, editarla velocemente, applicare un tag a un volto, quindi attraverso anche i social network, oppure, vabbè, visualizzare una slideshow. E qua è possibile zoomarla e spostarsi tranquillamente. Ribadisco che questa interfaccia sarebbe meglio utilizzarla attraverso un monitor touch. Andiamo avanti. Volevo farvi vedere come gira Photoshop su questo computer. Apriamo magari un progetto già in uso precedentemente. Ora non ne trovo. Vabbè, posso fare una modifica al volo. Come vedete anche l'avvio è abbastanza veloce, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Apriamo una nuova immagine. Allora,
Possiamo inserire una foto qualsiasi che abbiamo nella raccolta immagini. Possiamo inserire la foto fatta l'anno scorso agli stand HTC. Andiamo sullo zoom. E magari ritagliamo automaticamente un'area della fotografia. Scusate, bisogna creare il livello dallo sfondo, l'ha creato automaticamente, e iniziamo a cancellare quest'area selezionata automaticamente. Facciamo uno zoom meno, uno zoom out. Come vedete il tutto è molto, molto veloce. Ho utilizzato questo programma per lavoro qualche mese fa e non ho avuto nessun tipo di problema. Come vedete il tutto gira abbastanza velocemente. Per quanto riguarda l'editing delle foto in 3D, non posso metter parola perché non l'ho mai utilizzato, quindi non vi posso dire come funziona. Usciamo senza salvare. Che altro posso farvi vedere? Vi posso fare vedere la qualità dello schermo magari su internet, vedendo un video in HD di YouTube. Apriamo Internet Explorer e andiamo su YouTube. Come vedete anche Internet Explorer, che solitamente è un browser molto 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 lento, su questo computer gira che è una meraviglia, perché Internet Explorer, a differenza degli altri browser internet, utilizza una parte dedicata della scheda video e del processore, quindi attinge risorse direttamente dall'hardware senza passare dal sistema operativo. Andiamo a cercare un video in HD, cerchiamo HD 1080p test, Nikon 3D, no, T3, vediamo un po'. Mettiamo l'immagine a 1080, vediamo la velocità. Come potete vedere, non è presente nessun tipo di lag. Tanto potete sentire anche la qualità dell'audio. Possiamo uscire dal video e andiamo su Facebook, che vi faccio vedere come funziona l'accesso. Ecco, vedete il mouse inizia ad impuntarsi, quello che vi dicevo prima. Vi faccio vedere l'accesso, per esempio in questo caso a Facebook, attraverso il lettore di impronta. Usciamo velocemente. Allora, come potete vedere, in alto a sinistra compare questa icona, perché io ho registrato il sito internet sul programma di gestione del lettore di impronta. Ho fatto in metti i dati di accesso, ho registrato il tutto e adesso quando passo il dito sul lettore di impronta, i campi di email, telefono e password si riempiranno automaticamente e l'accesso verrà effettuato. Proviamo immediatamente. Vedete, i campi si sono riempiti e io sono entrato in Facebook. Questa operazione potete farla anche con tutti i tipi di siti ad autenticazione che volete, anche quello della banca, e risulta essere col tempo molto comoda perché non si sta a cercare password, eccetera. Funzione molto comoda e interessante. Che altro? Che altro dire su questo computer? Dopo un anno di utilizzo posso dirvi che non ho nostalgia del computer fisso quando uso questo computer. Il prezzo abbastanza contenuto che si aggira sotto agli 800 euro è un prezzo molto allettante. Vi consiglio
caldamente di fare un pensierino su questa macchina. L'unico difetto su questo tipo di modello, oltre al touchpad, è anche il riscaldamento elevato. Ciò è dovuto, in generale, tutti gli HP hanno questo problema. Ciò si presenta quando andiamo a utilizzare software grafici molto elevati, come per esempio il gioco che abbiamo detto prima. Vi consiglio appunto di utilizzare una base con ventola, le vendono tranquillamente nei negozi di informatica, che tiene rialzato il computer e attraverso appunto la ventola permette di dissipare meglio il calore. Blocchiamo il computer con il tasto lock. Per questa recensione, è tutto. Un saluto da Lorenzo Terzi.